Impensabile il 2-0 finale alla luce di un primo tempo brutto davvero, senza palpiti, palo ospite a parte. Il Chieti vince con due rigori, fatto apocalittico, ma è successo. Altre, troppe volte i neroverdi si erano, nella loro lunga e sofferta storia di rigori non concessi, lamentati. Ora la manna ha restituito con gli interessi, soprattutto perché nel primo caso la decisione di Castellin ha sorpreso tutti. Netto invece il fallo su Di Matteo. Non gridò allo scandalo il Catanzaro nel maggio scorso quando Marsic trasformò un rigore burla che condannò il Chieti ai play-out. Chieti senza Catanzani, Matarese, Andreotti. Catanzaro rivoluzionato, fuori i pezzi d'oro De Carolis e Terzaroli. In tribuna, ma tornerà a Chieti. Si vede subito che la gara non sarà bella. Le due squadre vivono un momento no. Patania esordisce davanti al pubblico amico. La cosa porterà bene, ma di grattacapi ne avrà parecchi. Il primo riguarda Balestrieri, da ricostruire, ancora secco, oggi persino sostituito da un più tonico Di Matteo. Cronaca, al settimo Sanseverino, decisamente più ispirato nella ripresa, tenta dalla distanza. Al tredicesimo un rischio per Onorati, Robetta. Venticinquesimo De Matteis lancia Sanseverino che tentenna e conclude graziando Onorati. Match che non decolla, squadre corte che hanno solo tanta paura di prenderle. Al 36esimo punizione di Grosso scheggiata fuori col capo da Sparacio. Episodio, nulla più. Gioco che latita. Al Catanzaro, che viene da 3 KO di fila, va bene così. Solo al 42esimo Grosso sfiora il gol con una bella punizione che Onorati sventa. Ma un minuto dopo Calabresi vicini alla rete. Procopio raccoglie un'azione d'angolo e becca il palo. Ripresa, si spera in meglio e al secondo ecco il rigore discusso. Crosta sinistra di Battisti, Balestrieri è ostacolato nella corsa da un difensore, poi cade Sparacio e Onorati esce male. Succede qualcosa insomma che non sembra da rigore che Castellin invece concede. Sparacio è impeccabile dal dischetto. Lo stesso Sparacio appena dopo si invola in contropiede ma Onorati è lesto in uscita. Chieti che sembra ringalluzzito, continui al posto di Renna a grinta da vendere. La difesa è salda, ma la qualità non cresce. All'11esimo il Catanzaro tenta, male con De Leonardis. Poi tutto ristagna, fino all'impennata del 24esimo quando De Matteis lancia perfettamente il suo quasi omonimo Di Matteo in area. Della Bona lo tira per la collottola e il rigore stavolta c'è tutto. Di nuovo Sparacio, di nuovo gol che chiude le ostilità. Al 34esimo Contini viene espulso senza motivi apparenti su segnalazione del guardaline per una presunta gomitata a Morfini. Ma la gara non ha più storia. Carillo domina il reparto estremo, Sparacio è una spoletta velenosa. Al 39esimo Pino Torto era troppo isolato, alza la mira di testa. Al 44esimo Carillo salva su Mischia, in coda ospiti che chiedono un rigore per mani di De Matteis. Stop, non c'è più tempo nemmeno per protestare. Lorenzo Patania esordisce davanti al pubblico amico con un successo che mancava al Chieti da 2 mesi. Non è stato sicuramente un bel Chieti, ma come si dice, contano i punti. No, non sono d'accordo. Io ho visto un bel Chieti soprattutto al secondo tempo. Primo tempo eravamo un pochettino in difficoltà, la squadra era nervosa, contratta. Non riuscivamo a far scorrere sta palla come dovevamo. Però nel secondo tempo, tutto sommato, io ho visto un buon Chieti, anche perché lì davanti avevamo il Catanzaro, non è che è una squadra da buttare via, è una squadra senz'altro che ha dei problemi, però non sono d'accordo. Ben lieto di essere stato smentito. Comunque Vincenzo, la partita complessivamente si vedeva che risentiva di situazioni particolari, sia per i Chieti che per il Catanzaro, quindi molto sofferto. Sì, sono d'accordo su questo perché... due squadre sofferenti, due squadre con problemi, due squadre con magari con problemi diversi. È chiaro, è una partita difficilissima dove magari certe volte il punteggio pieno ti aiuta a respirare, ti dà magari quella serenità, quell'entusiasmo dovuto per continuare magari a fare bene nel proseguo del campionato. Quindi condivido che la partita era abbastanza difficile. Direttore sportivo del Catanzaro Pirro, giustamente secondo noi adirato, soprattutto per l'episodio del primo rigore che a molti è parso, se non inesistente, comunque molto molto dubbio. Beh, mi fa piacere che lo dice lei, che rigore dubbio secondo me non c'era, come non l'ha visto lei. Sugli spalti non l'ha visto nessuno, però l'ha visto purtroppo la persona che contava. Il nostro portiere è uscito, palla in mano, è ricaduto per terra, è cascato su un avversario che già aveva fatto fallo perché aveva fatto ponte. E io, leggendo i regolamenti del gioco del calcio, so che non si può fare ponte sull'uscita del portiere.
l'arbitro ha dato il rigore, lì è finita. Dubito che il Chieti ha fatto la sua onesta partita, io complimenti al Chieti per i tre punti, ma dubito che faceva gol il secondo tempo, almeno dopo aver visto il primo, perché mi sembra che se c'era una squadra che meritava di chiudere il primo tempo uno in vantaggio eravamo noi. A noi piace essere cronisti equi e abbiamo già detto prima e anche durante la telecronaca che il primo rigore era perlomeno dubbio. Però bisogna anche mettere sul piatto della bilancia tutte le volte che Chieti di rigore a favore clamorosi non ne ha avuti. Sai benissimo che io quando ci devono dare un rigore non ho mai detto in sala stampa dovevamo prendere un rigore. Lo è vero, sempre, è vero. Sempre bisogna vincere, non bisogna mai cullarsi, diciamo ci dà il rigore, non c'è il rigore. Quindi diciamo io sono sempre sportivo, so che alla fine si compensano e non parlo mai, ma non è oggi, non ho mai parlato degli arbitraggi male. Così, quindi purtroppo voi conoscete oggi la storia del Chieti, è stato un rinnovamento. Diciamo tecnico e purtoppo con tutti i problemi, gli stessi problemi di Alcatanzaro, una partita molto motivata per tutte e due, però alla fine l'avete visto voi benissimo, in primo tempo eravamo tutte e due squadre che avevano timore di perdere. Poi il rigore ci ha sbloccato, abbiamo fatto una discreta partita, poi l'altro rigore netto che ci stava sicuramente e ci ha permesso di giocare di rimessa come preferiamo. Ho avuto oggi la fortuna perché il mio compagno ha conquistato questi due rigori, io li ho trasformati, però è stata una partita un po' sofferta, fino allo 0-0 non riusciva a sbloccare appunto questo risultato. Dopo essere passati in vantaggio abbiamo cominciato a giocare anche bene, poi abbiamo fatto anche il raddoppio, comunque tutto sommato è una vittoria che ci dà morale e che ci porterà sicuramente a giocare ancora meglio nelle prossime partite. C'è una dedica particolare, anche se dovremmo tirargli un po' le orecchie, Roberto Contini, perché? Sì, voglio fargli appunto, voglio dedicargli questi due gol perché proprio ieri sera gli è nata la figlia Tiffany, appunto che è la partita da moglie Heidi, gli voglio fare tanti auguroni. E poi purtroppo mi dispiace che è stato sfortunato perché è stato un episodio che l'arbitro ha visto male, però tutto sommato gli dedico questi due gol e spero che lo facciano felice. Bene, gli facciamo anche noi gli auguri, visto che si chiama Tiffany andremo tutti a colazione con lui. Infatti.